Allora, come avete visto dal titolo, ragazze, parlo poco. Facciamo i wishy tape con il bioadesivo. Quindi, ora vi faccio vedere il tutorial con il bioadesivo. Poi vi farò vedere anche quello con lo scotch carta e vi dirò la differenza poi dopo. Allora, ci serve un po' una forbice. Usiamo queste carte qui. Però usiamo anche qualche carta scrapbooking. Vabbè. No, ho preso proprio quelle più brutte. Come sono piccole. Microscopiche le fa. Vabbè, ragazzi, vediamo queste. Questa la facciamo piccola piccola, però. 4 ne possiamo fare. Allora, io metto la musica sotto, ragazzi, non mi fate parlare. Voi vedete, è facilissimo. Allora, tagliamo un poco di questa carta. Molto carina. Che bella. Qua lo facciamo più grande. Allora. Ragazzi, ma si staccano i brillantini da qua su. Qua ne possiamo fare una marea. Ragazzi, si staccano i brillantini. Guarda qua, cascano i brillantini. Allora, facciamo prima questo grande. Il biadesivo è grande così. Ragazzi, è facilissimo. Noi mettiamo il bioadesivo qua. Ecco qua, sulla carta. E andiamo lungo tutta la carta, la carta, i disegni, potete scegliere tutto voi. Ecco qua, è facilissimo. Noi tagliamo qua. Ah, non avevo visto che c'aveva i brillantini, ragazzi, io i brillantini li odio. Ecco qua. Lo so che poi tanto me lo chiedete pure in ASMR, però lo facciamo in tutti e due i modi, ragazzi. Magari quello lì in ASMR ve lo faccio con lo scotch carta. Così ho fatto tutte e due tipologie. Solo che ho poca memoria, avete capito? Vi continuo a dire che ho poca memoria. Mamma mia. Ragazzi. Ecco qua. Cioè, ragazzi, è facilissimo. Naturalmente. Allora, voi che fate? Ora facciamo la prova con questi qui, con i piccolini. Mamma mia, mi sono fatta le mani luccicose, piena di brillantini. Ho scelto quella più. Allora, ragazze, voi pigliate. Allora, io so dei rotolini, mi sono fate dei rotolini. Ragazze, questo è il washi tape. Aspettate, dopo usiamo questi, perché sennò questo è peccato. Lo arrotolate. Avete presente le spagnolette, quelle lì, come si chiama, ragazze, del cotone? Mettete quelle spalle, oppure fate così, ragazzi, lo arrotolate. Washi tape fai da te. Il costo di questi washi tape, qua dovete solo comprare il biadesivo, che 1 euro ne fate una marea di biadesivi. Le carte da regalo costano pochissimo, ragazze, e risparmiate un sacco di soldi e sono fatti pure da voi.
Quindi sulle agende vengono bellissime. Quindi mettete un attascino qui, oppure possiamo preparare un libricino dove mettiamo tutti i wish day e poi facciamo altri tutorial. Perché a me così non mi piace tenerli. Mi piace fare un libricino che poi faremo. E questo è col biadesivo. Ora vi facciamo anche questi due per fare durare il video un po' più lungo. Quindi tagliamo qua. Quindi quell'altro ve lo faccio in ASMR, però non lo so se è questa settimana, non lo so, ragazzi. Allora, ecco qua, ne facciamo uno qua e un altro qua. Che poi dovevo allungare un poco più il biadesivo, vabbè, ma si attacca comunque, ragazzi. Allora, facciamone uno solo. Ecco qua. Cioè, ragazzi, voi non avete idea quanto li tiene Amazon. Un rotolino così 9 euro. Ho detto, ma io me li faccio io, faccio anche il tutorial alle ragazze. Quindi, ragazzi, facciamo. Ecco qua, qua c'ho l'agenda mia che ho fatto il video precedente. Mettiamolo. Ecco, facciamoci. Ecco, mettiamolo qua. Questo però, ecco qua, sì, allora voi levate il biadesivo, mettiamolo qui come decorazione, ecco qua, avete fatto il biadesivo, vedete? Avete fatto il washi tape. Lo potete fare perché ci sono anche i biadesivi più piccoli, quelli là più grandi, quelli piccolini. Costo minimo, ragazze, veramente chi fa la cartoleria, fa i washi tape, fa gli è un'altra cosa. Ora vi farò quello lì in ASMR con lo scotch carta. Facciamo solo i suoni, così sentite anche il suono dello scotch carta. E niente, ve lo faccio in ASMR e poi ragazzi ne faremo altri con gli acquarelli, vi faccio dire tutte delle tecniche così potete farli tranquillamente. A livello di cartoleria, ragazzi, io vi faccio dire un sacco di cose perché mi sta piacendo più la cartoleria, anche perché me la stanno pure chiedendo la cartoleria, rispetto alla gioielleria, che comunque la gioielleria, ragazzi, si trova da tutte le parti, a meno che non fai creazioni di tessitura, tutte queste cose un po' più complicate che io sono negata, ragazza. Mi piace molto la cartoleria, la carta. Io se tocco tutto ciò che è carta, come vi piace a voi. Niente, ragazze, e quindi vi ho fatto anche questo piccolo tutorial, è facilissimo, ragazze. Magari poi dopo, vedete, io come facciamo un libricino per mettere tutti i washi tape, un piccolo Midori, non vi, io vi faccio più creazioni e più tutorial possibili. E niente, ragazze, vi mando un bacio, al prossimo video.